fatto il giro del mondo, l'immagine di un giovanissimo condannato a morte iraniano che piange sulla spalla del suo carnefice. Un'immagine che fa riflettere sull'urgenza di rilanciare una campagna per la moratoria e tendenzialmente per l'abolizione della pena di morte nel mondo, un obiettivo fondamentale di carattere umano e civile che non va mai dimenticato e non va mai lasciato nell'oblio. È un'immagine che fa pensare anche, come spesso non ci si dimentica di fare, a quanti siano ancora i regimi autoritari e totalitari nel mondo e quindi a non abbassare mai la guardia sulla difesa dei diritti umani. Infine fa riflettere sul peso, che io direi praticamente inesistente, che temi come questi hanno nell'agenda politica nostrana. Quando nella nostra campagna elettorale, senza per carità dichiarazioni che mettano in mucchio indistinto tutti i soggetti politici, ma quale peso hanno nella nostra campagna elettorale i temi dei diritti umani, delle questioni internazionali, del grande mondo globale in cui pure tutti siamo immersi. Ecco, quelle drammatiche immagini dall'Iran non solo inquietano, ma ci invitano a un risveglio e a un rinnovato impegno.